Che cos'è la paura? Non è facile dire cos'è, è strana. Prima o poi tutti facciamo la sua conoscenza. Si ha paura che ci succeda qualche cosa. Paura di non essere all'altezza, paura di ciò che non conosciamo, paura che gli altri non ci capiscano. Paure grandi, paure piccole che sono un po' grandi. Ogni tanto, per esempio, non so se vi è capitato, ma capita di avere paura anche della musica. E perché a volte sembra così difficile? I concerti mettono un po' di soggezione, bisogna stare in silenzio e provare a capire, ma non sempre è facile capire la musica. O forse non c'è nulla da capire. Sbirciamo chi ci sta accanto, senza farci vedere. Ecco, lui ha l'aria tranquilla, concentrata, forse lui ha capito tutto. Che invidia! Che bello se ci fosse un concerto in cui tutto sembra più facile. Che bello se potesse succedere proprio oggi. Ah, beh, questo non mi fa paura, è un flauto e mi mette di buon umore, sembra un uccello che canta, luminoso, felice. A pensarci bene è proprio un uccellino, non ho dubbi. Ecco, sembrava troppo semplice, ma non lo è. Probabilmente anche qui c'è qualcosa da capire, ma che cosa? Se ci fosse un libro, un dizionario dei significati della musica, ma che vada bene per tutti. Oppure non è questo il punto? Forse io non dovrei avere paura di... Una specie di canto, un po' rustico, ha qualcosa di popolaresco, forse anche goffo, ma è simpatico, mi piace. E se questi strumenti fossero degli animali? A sentire il clarinetto così sui due piedi mi sembra di vedere un gatto. Va avanti ciondolando, scanzonato, senza un pensiero in testa. O meglio no, questo è quello che lui vuol far credere. Chissà che pensieri gli passano per la testa mentre fa finta di niente. Sì, sì, è proprio un gatto. Questo è più difficile. Lo strumento è il fagotto. È burbero, eh? Sembra che stia brontolando per qualcosa, un po' a metà fra il lamentoso e il comico. Ah, questa è davvero bellissima! Sentite, la suonano tutti gli strumenti ad arco dell'orchestra. C'è tanto sole. Sembra il primo mattino del mondo. Gli occhi di un bambino, tutto è una scoperta. Ho deciso, deve essere un ragazzino. Beh, certo, bisognerà dargli un nome. Lo chiamerò Pierino. E se allora il fagotto di prima, così burbero,
che sembra non essere mai contento di nulla e non gli va mai bene niente, fosse il nonno di Pierino. Questo sarà il lupo. Lo vedo nel folto di un bosco insieme con le paure di tutti, quelle che arrivano quando si fa buio, quando le porte non sono chiuse del tutto, quando c'è troppo silenzio e ogni rumore diventa enorme. Beh, questo è enorme. Sembrano spari, fucili. E se ci sono degli spari e c'è un lupo, allora questi saranno dei cacciatori. Mi sembra che adesso ci sia proprio materiale per raccontare una storia. Cosa dice, maestro? Posso cominciare? No. Già, l'obo è di prima. Ha ragione, maestro, non ne abbiamo detto nulla. Però forse una cosa comincio a capirla. Quando qualcosa non è chiaro deve salvarmi la fantasia. Forse non c'è una risposta giusta né una risposta sbagliata. E forse di questo avevo paura. Certo, è una grande responsabilità, ma è anche divertente decidere cos'è questo e quest'altro. Allora, vediamo un po'. Andatura rustica, un tantino goffa, ma che ispira simpatia. Non mi importa se è giusto o sbagliato, non importa se siete d'accordo oppure no, per me è l'anatra. Allora, uccellino, gatto, anatra, Pierino, nonno, lupo, cacciatori. Ora sì che ci sono tutti. Allora basta aspettare. Maestro, cominciamo. Un cancello. Al di qua, la casa di Pierino. Al di là, il grande prato delle avventure. Pierino apre il cancello ed esce nel prato. Gli occhi di Pierino sono luminosi, tutto è nuovo, tutto è una sorpresa. Gli occhi giocano nel verde, gli occhi seguono il contorno di un albero gigantesco, gli occhi guardano in su, eccola! C'è un uccellino. Thank you.
E arriva anche l'anatra dondolando. Pierino ha lasciato aperto il cancello e lei ne approfitta. Vuol fare una nuotata nello stagno. L'uccellino sente l'anatra e vola da lei. La guarda. Le dice: perché non voli? Allora non sei un vero uccello. L'anatra risponde all'uccellino: e tu perché non nuoti? Allora tu non sei un vero uccello. E dopo tanta saggezza si tuffa nello stagno. Non voli, non nuoti, non sei un vero uccello. Continuano a litigare. Pierino è lì e se la ride con gli occhi luminosi. A un certo punto, ecco che arriva il gatto. Il gatto ha una certa idea, come dire, come dargli torto. L'uccellino è tutto preso con l'anatra. Non voli, non nuoti, non sei un vero uccello. Il gatto si avvicina. Attento, grida Pierino. E l'uccellino vola sull'albero. Mentre l'anatra fa qua, 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 qua dal centro dello stagno. E il gatto: mi arrampico o non mi arrampico? Fra l'altro, beh, lo confesso, sono un po' fuori allenamento. Con tutta questa gente in giro, metti che faccio una cattiva figura. E chi mi dice che quando arrivo su, l'uccellino non se ne sia già andato via? Nel dubbio, aspetta la prossima volta. A un tratto arriva il nonno. Vede che Pierino ha attraversato il cancello ed è entrato nel prato delle avventure. È preoccupato, ma ancora di più, è arrabbiato. Questo è un posto pericoloso. Cosa faresti se dalla foresta dovesse sbucare fuori un lupo?
Caterino non gli dà retta per gente come lui. Nel prato delle avventure non c'è nulla da temere. La paura non esiste. Il nonno lo prende per mano, lo riporta verso casa e chiude il cancello. Il lupo, quello sì, esiste per davvero. Un grande lupo grigio è uscito dalla foresta. Come un fulmine il gatto si arrampica sull'albero. Ah, ecco, allora non ha perso l'allenamento. L'anatra è terrorizzata, starnazza. Ma cosa fa? Va bene che non è troppo furba, ma ecco, esce dallo stagno e ora è lì, indifesa, sul prato. Comincia a correre con tutte le sue forze, ma non può correre più veloce del lupo. Il lupo si avvicina. Il lupo inghiotte l'anatra in un boccone. E dalla sua bocca sembra escano delle piume. Tutti hanno visto quella scena paurosa. Il gatto accucciato sul ramo.
l'uccellino su un altro ramo. A un metro buono per il distanziamento sociale. E il lupo gira lì sotto con gli occhi ingordi. La scena l'ha vista anche Pierino da dietro il cancello. Non ha avuto un briciolo di paura. È il suo momento. Ha un piano. Corre a casa, prende una corda robusta e si arrampica sul muro di pietra. Sì, lo sappiamo, questo può essere pericoloso come tutte le cose che stanno per succedere ora, ma al nonno non la raccontiamo. Lì, in cima al muro, arriva uno dei rami dell'albero. Pierino afferra il ramo. Ci sale sopra. Un piede, l'altro piede. Pierino è sull'albero. Vuoi essere mio socio, uccellino? Sì. Mi vuoi aiutare, anche se può essere un po' pericoloso? Sì. Allora vola giù e comincia a svolazzare intorno al muso del lupo. Attenzione però, non ti fare prendere. L'uccellino fa quello che Pierino gli ha detto, stuzzica il lupo. Volandogli intorno, il lupo salta di qua, salta di là, cerca di prenderlo. Il lupo è furioso, salta come un ossesso, ma l'uccellino è troppo furbo. E ora la parte finale del piano. Ricordate che Pierino aveva una corda? Ecco che cosa hai in mente. Prendi la corda. Una piega, un'altra piega, passala intorno, passala ancora e ancora e ancora e poi chiudi. Oh, il cappio è fatto. Ci sta proprio una coda di lupo lì in mezzo. Pierino sorride e cala la corda giù, 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 giù. La coda è nel cappio. Pierino tira con tutta la forza.
lupo è una furia. Le zampe, le zanne, che balzo si libera! E Pierino fissa la corda dell'albero, e più balza, e più stringe, si libera! E no, 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 non si libera! Le zampe, le zanne, la furia che lotta! Di su, di giù, di qua, di là, di su, di giù, di qua, di là. Il lupo è disperato, ma da questa corda non si scappa più. Cacciatori. Erano sulle tracce del lupo, eccoli, coi loro fucili sparano ad ogni passo. Sparate, grida Pierino dall'alto dell'albero. Lo abbiamo già preso il lupo. Siamo stati io e l'uccellino. Aiutateci piuttosto a portarlo. Dove lo portiamo? Allo zoo. E allora? Immaginatevi la marcia trionfale. Pierino in testa, il suo sorriso è il più bello del mondo. Poi i cacciatori che trascinano il lupo con l'aria che abbiano fatto tutto loro, lasciamoglielo credere.
tratto chiudono il corteo. Il nonno scuote la testa. Anche adesso non gli va bene nulla. Continua a brontolare. E se qualcosa fosse andato storto, che cosa sarebbe successo? E meno male che pure lui pensa che abbiano fatto tutto i cacciatori. L'uccellino vola sul corteo e cinguetta allegramente. Sì, sì, sì! Sì, sì, sì! Io e Pierino! Sì, sì, sì! Per tutto questo tempo abbiamo quasi dimenticato che è stata solo musica. Che bello! Se la musica si capisse sempre così bene, ma forse, chissà, forse basta soltanto non averne paura. Forse oggi l'abbiamo capita perché non abbiamo avuto paura di dire o di pensare la cosa sbagliata. Tutta la musica, forse, è sempre pronta a raccontare avventure con personaggi che magari non si potranno chiamare sempre per nome. Non ci sarà veramente un uccellino, un gatto, un lupo. Ma val pur la pena di provare a indovinare cosa sta succedendo, no? Loro faranno di tutto per non svelarci segreti ed è bellissimo così. Eppure la loro storia la staranno vivendo. È come una storia senza la storia. Alla nostra avventura manca però solo l'ultima pagina. L'anatra. Vi ricordate che il lupo se l'è mangiata in un sol boccone? Non era un modo di dire. Il lupo si è proprio dimenticato di masticarla. Ascoltate. Forse nulla scompare, nulla si allontana e ci lascia per davvero. Qua, qua.